Ho letto il redattore di Informare per Resistere, pagina visitatissima di Facebook, forse addirittura la più visitata in campo di informazione italiana. Questa esperienza appunto è molto particolare, perché le pagine su Facebook, ci sono molte pagine su Facebook che fanno informazione, ma nessuna è arrivata a fare così tanta informazione, con un flusso di pubblicazione quasi continuo. Raccontaci un pochino, com'è che nasce, com'è gestita, con che criterio? Ciao a tutti, sì, ecco, Informare per Resistere è nata da una mia idea. Dopo che gestivo un'altra pagina Facebook, mi sono accorto che Facebook è un ottimo strumento per diffondere l'informazione, quindi appunto... Qual era l'altra pagina Facebook? L'altra pagina Facebook si chiama Berlusconi chi è? Ah, anche questa molto famosa. Sì, diciamo che però appunto Berlusconi che parlava solo ed esclusivamente di Berlusconi, io invece appunto volevo dare delle notizie un poco più ampie, quindi appunto ho deciso di cominciare questa avventura insieme a Hélène, un'altra ragazza appunto che si interessava di informazione, e poi ho cercato altri amministratori, noi siamo sei. Ah, accidenti, sei una vera e propria redazione. E come li hai reclutati questi altri quattro? Beh, diciamo che un'altra persona è mia madre, quindi un'altra delle persone che gestisce la pagina è mia madre, quindi la conoscevo, sapevo che lei usava già il suo account Facebook per divulgare le informazioni, quindi le ho chiesto se voleva collaborare, e così insomma la conosco bene, quindi sapevo che punti di vista aveva. Altri a poco tramite Hélène ci hanno contattato per divenire amministratori, quindi Fabio per esempio mi ha scritto un'email, è un esperto in campo di nel campo dell'ambiente, Bonifacio è un aquilano, quindi uno dei terremotati che si occupa soprattutto appunto dell'Aquila. Quindi magari si sarà interessato anche del caso Giuliani, non so. Sì, noi siamo molto vicini diciamo al blog di Claudio Massora, che è il blog che sta seguendo più da vicino il caso Giuliani, quindi in effetti lo seguiamo molto da vicino, ecco, tramite Claudio però, Claudio Messore, il blog si chiama BioBlu, non so se lo conosce. Sì, sì, certo, BioBlu.com, poi c'è anche la pagina sia di BioBlu sia di Claudio Messore su Facebook, esatto. Penso che lo conoscano, se non tutti, comunque quasi tutti. E benissimo, allora, detto questo, da che esigenze nasce? Perché questo nome, Informare per Resistere, è un nome abbastanza loquace, insomma, ci dice che non è proprio una pagina di informazione neutra fatta semplicemente per informare, ma appunto per resistere. Come nasce il nome? Quali sono le esigenze che muovono questa pagina? Le esigenze sono chiaramente della totale assenza di informazione a livello italiano, soprattutto nei normali canali di appunto di informazione. Sappiamo benissimo che le televisioni oramai non fanno veramente più informazione, ma fanno gossip, ma soprattutto, ma anche diciamo quei giornali che sono piuttosto politicizzati. Noi pensiamo che l'informazione, per essere libera, deve essere indipendente. Per essere indipendente non ci devono essere giri di denaro attorno. Quindi noi abbiamo iniziato questa avventura proprio per come hobby, se vuoi, per divulgare al massimo l'informazione, quella che secondo noi merita di essere divulgata.
certamente non siamo una pagina normale, no? Io non so se possiamo definirci blog o cos'altro, perché noi non diamo l'informazione nuda e cruda, quella te la trovi sul sito dell'ANSA, noi cerchiamo di dare piuttosto delle analisi, magari da diversi punti di vista, ma cerchiamo di dare appunto delle analisi per entrare all'interno della notizia, perché alla fine avere la notizia Caio ha ucciso Tizio eccetera eccetera non ti dà granché, bisogna cercare di entrare nella notizia per analizzare e capire perché, e noi cerchiamo di fare questo appunto. Perché appunto, come diceva Claudio Messora in un video post sulla democrazia, quello che serve alla democrazia è piuttosto una pluralità di opinioni piuttosto che una finta assenza di opinioni, cioè coloro che ti dicono questa è l'informazione al di là delle opinioni in realtà ti stanno mascherando la loro opinione, coloro che invece ti danno la loro opinione ti stanno aiutando a riflettere su un particolare punto di vista, no? Esattamente, anche perché l'idea nostra è anche quella di, visto che Facebook ne dà l'opportunità, è quella di aprire dei dibattiti, quindi di cercare anche tramite gli utenti Facebook, quindi i nostri fan, delle soluzioni comuni, dei punti di vista comuni. E questo è la potenza anche di Facebook, la possibilità che ci possano essere tante persone che dibattono su una determinata notizia, analisi di una notizia, eccetera. Ecco, ma quindi abbiamo detto che questa pagina serve anche per portare il vostro punto di vista. Qual è il vostro punto di vista? Quali sono le idee che stanno dietro la redazione di Informare per Resistere, grosso modo? Perché ovviamente in una breve intervista non è che mi puoi dire tutte le idee che avete in tutti i dettagli minimi e specifici, ma insomma una linea in generale. Idee politiche come pagina non ne abbiamo, non seguiamo nessuna ideologia, se vuoi possiamo dire che seguiamo l'ideologia della legalità in generale, spesso degli utenti ci hanno accusato di essere dei comunisti, spesso dei fascisti, questo forse è la dimostrazione proprio del fatto che noi non seguiamo un'ideologia ben precisa, ma cerchiamo appunto di dare le notizie per quello che sono, delle analisi di notizie per quello che sono, senza basarci su delle ideologie. Certamente abbiamo dei paletti fissi, se significa ci dedichiamo molto alla lotta alla mafia, ci dedichiamo molto alla lotta a un governo assente come quello che abbiamo oggi, siamo più o meno, penso abbastanza evidentemente, contro il capitalismo moderno e ci occupiamo anche magari della mafia legalizzata che sono le banche, ecco. Diciamo che questi sono i nostri punti fermi, ma ideologie non ne abbiamo, ecco. Ecco, quindi non fonderete un partito, perché di solito poi queste realtà in internet che diventano enormi, poi prima o dopo fondano un partito. Voi non avete voglia di fondare un partito? Assolutamente no. Noi pensiamo che i partiti non siano una cosa buona e giusta, nel senso che quando tu scendi in politica devi scendere sempre a compromessi, mentre noi vogliamo rimanere indipendenti, e anche per questo penso che la gente si fidi di noi, perché non essendo mai scesi a compromessi, come di solito fanno i partiti politici, non prendendo una lira da queste cose, questo secondo lavoro, perché oggi è diventato un secondo lavoro, ecco, per questo penso che la gente si fidi di noi e spero appunto che continui a farlo, ma sicuramente non entreremo mai in politica. Ecco, benissimo. Come vedete in questo specifico la legge su internet? Perché in questo periodo si discute molto, no? Per esempio io ho intervistato da poco Giglioli sulla Carta dei 100, che cercava appunto di combattere questa difficoltà che c'è in Italia nell'aprire lo wifi a tutti in maniera libera e democratica, e comunque si discute in Parlamento moltissimo di chiudere l'accesso in qualunque modo
a questa demoniaca, terribile, incubosissima cosa che è internet, da cui, come tutti sappiamo, nascono soltanto pedofili e maniaci. Voi siete nello specifico pedofili o maniaci? Noi no, non siamo nessuno dei due, pensiamo che in effetti questa legge sia una porcata, per usare le parole che di uno dei ministri del governo. Non so se si arriverà mai a bloccare internet. Certamente internet è un grosso mezzo per un grosso mezzo democratico, che oggigiorno non ce n'è così, nel senso che se vedi la televisione è un mezzo chiuso, nel senso che ci sono due persone che parlano, punto e basta, due, tre, quattro persone che parlano, punto e basta. Internet non è così, ci sono tutti che possono esprimere la propria opinione, quindi per questo fa paura. Non perché ci siano pedofili o quant'altro, ecco, fa paura perché oggi... No, perché quelli ci sono anche in Parlamento, sennò bisogna chiudere il Parlamento. Esatto, ce ne sono tanti, pedofili, drogati... Devi chiudere tutti i posti dove c'è un pedofilo. Infatti... Ma diciamo che internet, ecco, fa paura proprio per questo, perché è un grosso mezzo per divulgare l'informazione, non è possibile veramente controllarlo, ed è soprattutto un mezzo democratico, per questo fa paura, per questo vogliono chiuderlo, e non so se ci arriveranno mai, spero di no, ma certamente se dovessimo arrivare a una cosa del genere, significa che avremmo toccato un punto molto basso della storia italiana. No, soprattutto diciamo in questo specifico frangente sembra l'unica via d'uscita, quindi se bloccassero internet non si sa veramente più come diavolo se ne potrebbe uscire. Esatto, forse là... Forse in quel momento, toccando proprio il punto, il fondo, magari scoppierà veramente una grossa potestà civile, una rivoluzione, non lo so, questo sto dicendo anche un po' di cazzate, però voglio dire... No, io temo che tu abbia ragione, nel senso che potrebbe davvero scoppiare una rivoluzione, ma io dico temo perché non me lo auguro, solitamente nella storia dalle rivoluzioni escono fuori tiranni nuovi, non democrazie. Esatto, quindi non me lo auguro neanche io, però... È sempre tutto molto difficile da dire, perché se guardiamo la Cina anche lei internet, c'è tutta un'altra storia, la Cina ha tutta un'altra storia, però lei anche la Cina come paese ha internet bloccato, però intanto io ho conosciuto tante persone cinesi, in effetti non se ne fotte nessuno granché, ecco, da questo punto di vista. Quindi io non lo so cosa succederà se si dovessero bloccare internet, spero di no, ecco, vedremo cosa succederà, ma la legge sicuramente è una porcata, questo lo posso dire, mi piace usare queste parole del ministro Alderoli, perché è l'unica volta che veramente sono stato d'accordo con lui, quindi... Benissimo, allora in chiusura vorrei ricordare a tutti dove possono seguire le vostre avventure. Allora, Informare per Resistere, che va cercato nella stringa di ricerca di Facebook, Berlusconi Chi È, anche questo da cercare nella stringa di ricerca su Facebook. Ci sono altri indirizzi a cui vi si può seguire? Sì, noi abbiamo un canale YouTube in cui questo è interessante. Sì, carichiamo i nostri video, quelli che facciamo noi, perché appunto i nostri amministratori spesso a spese loro vanno a intervistare per esempio i terremotati, gli aquilani. Ora abbiamo Bonifacio che abita all'Aquila, quindi è più facile, ma prima ci andava Helen a spese sue appunto a intervistare, a vedere la situazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo là, carichiamo i nostri video, poi nel canale YouTube ci sono anche i video che noi preferiamo, i favoriti, ecco. Ecco, ci puoi dire il nome del canale YouTube? Basta cercare Informare per Resistere con la X al posto del per, cioè Informare X Resistere. Su YouTube. Perfetto, lo farò anche io, perché anche a me mancava questa informazione.
Abbiamo, in ogni caso, quando si va nella pagina Facebook, noi abbiamo a sinistra sia l'indirizzo del canale YouTube, sia l'indirizzo del canale, sia l'indirizzo di Twitter, perché siamo anche su Twitter. Perfetto, quindi dalla vostra pagina di Facebook vi si trova un po' ovunque nel web. Io ti ringrazio ancora, buon lavoro, grazie ancora per tutto il lavoro che hai fatto fin dalla fondazione fino a oggi e per tutto il lavoro che suppongo continuerai a fare, grazie anche ai tuoi collaboratori e sempre in alto i cuori, a presto, ciao. Grazie, ciao Guido.